Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand della Q-Sable KSPA e siamo in compagnia del presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda, Antonino Cuttonaro. Antonino, dopo 4 anni dall'ultima esibizione internazionale, quella 2018, benvenuto qui dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Grazie, buongiorno a tutti, ma soprattutto bentornato anche a te, che so che ti sei fatto un giro. È vero. Fortunatamente sto benissimo, sto rifacendo gli ultimi ritocchi con la fisioterapia e poche settimane e tornerà tutto come prima, anzi meglio di prima, certo. E quindi una delle cose più belle di questa fiera è appunto rivederti e averti qui con noi. Quattro anni sono lunghi, lontano dal pubblico, e per noi però sono stati, come dire, interessanti, perché abbiamo cercato di sfruttare questo periodo per cambiare alcune cose. Intanto la società ha cambiato sede, ha cambiato statuto, ha cambiato rafforzamento economico, abbiamo fatto un significativo aumento di capitale e quindi ci siamo proiettati per affrontare le nuove sfide che il mercato ci chiama a fare. Per quanto riguarda i prodotti, intanto abbiamo unito le due società che prima erano Q-Save e Del Key, l'abbiamo fatta diventare un'unica società e ci siamo concentrati alla realizzazione di un prodotto che non è solo un prodotto ma è una soluzione completamente innovativa, cercando di concentrare in un unico prodotto tutta una serie di applicazioni. Nello specifico, se me lo permettete, vi direi anche, no? quali sono, come ad esempio noi prima avevamo il sistema chiave e una serie di altre funzioni come il controllo, la telemetria e queste cose, e la trasmissione dei corrispettivi. Noi abbiamo fatto, con un unico device, abbiamo ampliato anche quello che sono tutti i vari pagamenti. Ci siamo allargati a quello che è il pagamenti alternativi, quindi i vari Satispay, Apple Pay, PostePay, unendo anche quello che sono il pagamento dei buoni pasto per quello che sono per i distributori che oggi, che si sono evoluti, erogano anche i pasti. E quindi per quel mondo lì abbiamo, come dire, realizzato un unico device che non è obbligatorio che sia che abbia la nostra chiavetta o che si integra con anche distributori o apparecchiature di terzi. È un'interfaccia che rappresenta, nel vero senso della parola, il futuro. Certo, noi abbiamo voluto rappresentare in questa fiera il prodotto, non abbiamo più presentato l'azienda ma parliamo di prodotto, che è proprio il nostro nuovo cavallo di battaglia. Con un unico prodotto puoi far tutto e non hai bisogno di aggiungerne altri, quindi anche un distributore vecchio, di vecchia data, come quello che si vede nello stand del 1990, che gli operatori del settore possono conoscere, lo possiamo far trasformare in nuovo o innovativo con le nuove funzionalità. E da qui lo slogan: niente è troppo vecchio per Quickie. Quickie è dunque il nome di questo sistema, è un sistema, come avrete ascoltato, assolutamente innovativo, che davvero rappresenta il futuro. Per avere maggiori informazioni su questo sistema, Antonino, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere e che possiamo fornire a tutti loro per appunto un contatto diretto e immediato? Proprio per dare la giusta importanza a questo prodotto, al di là che è possibile consultare il nostro sito Q-Save o il Key, che insomma sono quelli storici, abbiamo realizzato il Quickie Payment, che è il portale dove poi è possibile andare a scaricare le brochure, dove è possibile richiedere informazioni e avere un rapporto immediato col nostro reparto marketing per quelle che sono le ulteriori informazioni necessarie.
Ecco, noi nel frattempo guardavamo l'immagine della bianchina blu che è alle nostre spalle, ripresa dal nostro cameraman che precedentemente si era appassionato a questo modello messo in mostra qui nello stand di Q-Save LK. Perché proprio la bianchina? Ma allora, la bianchina perché fatalmente ci siamo ritrovati nel cercare delle immagini ad avere bisogno di un prodotto datato. In combinazione abbiamo trovato questo, un prodotto italiano, azzurro, in condizioni decorose, belle per poterla presentare e con lo spot che abbiamo realizzato l'idea di dire che se entri anche una macchina come questa con un Quickie può diventare innovativa e assumere e affrontare il futuro. Ecco, magari all'interno potrebbe esserci un frigorifero elettronico, andare non più a carburante ma con batterie elettriche, pannelli solari e così via. Antonino, è sempre un grandissimo piacere incontrarti, scambiare quattro chiacchiere e ascoltare ciò che realizzate destinato a rendere il vending molto più semplice e futuribile con le vostre soluzioni. Grazie. Grazie a voi e speriamo di aver realizzato un prodotto che possa soddisfare molti esigenti acquirenti.